pratiche in crescita all'ufficio speciale per la ricostruzione in Abruzzo, che questa mattina ha fatto il consuntivo del 2020. 3.446 sono state le domande inoltrate all'ufficio speciale, che ne vanta il maggior numero dopo le Marche. 1.706 sono in lavorazione, 820 sono state definite ed altre 820 sono in istruttoria, alto il numero dei rigetti. Attualmente nell'organico dell'USR Abruzzo ci sono 72 persone con le ultime assunzioni fatte a settembre, un organico che dovrebbe essere incrementato per dare un'ulteriore accelerazione alle pratiche della ricostruzione. Nel 2019 abbiamo fatto 3 volte le attività istruttorie dei 2 anni precedenti e quest'anno abbiamo raddoppiato il numero di pratiche fatte nello scorso anno, quindi questo è sintomatico, certificato di un lavoro di crescita esponenziale sul fronte della ricostruzione. C'è poi tutta la partita che riguarda le case ATER. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, traccia le linee di quella che dovrà essere l'attività nel 2021. Già adesso, entro il mese di marzo, siamo in grado di preventivare l'apertura di diversi cantieri in diverse località della provincia di Teramo. Nel secondo semestre un numero tra i 20 e i 25 cantieri, di cui circa la metà nella città capoluogo di Teramo, che è stata molto colpita da questo tema. Si tratta di investimenti che variano tra i 25 e i 30 milioni di euro, che diventeranno appalti e lavori concreti nel corso dell'anno 2021.